Un controdocumento che fa da contraltare in pratica a quello lanciato dal professor Monti, ma sottoscritto anche da Cacciari, da Dario Argento e da tanti altri intellettuali e personaggi del mondo della cultura contro la realizzazione del Museo Maxi all'Aquila, sede distaccata. Italia Nostra invece è per il Maxi in città e il loro documento già sta trovando riscontro in altri personaggi illustri cittadini. Intanto però il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca va avanti e dice che il Maxi a Palazzo Ardinghelli, palazzo settecentesco restaurato dalla Russia, verrà aperto entro l'anno. Il professor Monti e gli altri sottoscrittori del documento contro invece vorrebbero che il palazzo venisse affidato al Polo Museale d'Abruzzo. Noi siamo assolutamente favorevoli alla sede distaccata del Maxi all'Aquila, perché sarebbe ora che l'Aquila si sprovincializzi una volta per tutte. Insomma, l'occasione del terremoto, anzi diciamo meglio, il terremoto ha creato una serie di opportunità nella sua drammaticità e tragedia, molte delle quali non sono state colte, già sono state perse molte occasioni e non vorremmo che si perdesse anche questa. Quindi noi riteniamo che il Maxi all'Aquila sia una grossa risorsa, ciò non toglie che poi il Maxi, come già è stato anche detto ufficialmente anche al sottosegretario Vacca, coinvolgerà le istituzioni e gli enti locali. Già ci sono dei contatti, sappiamo, con la regione e con il comune, quindi ci sembra normale, insomma. Adesso noi abbiamo lanciato questo controappello, quindi partiamo però da zero, al contrario dell'appello che è stato lanciato, che ripeto è stato spiattellato all'opinione pubblica una volta conclusa la raccolta delle firme. Noi la raccolta delle firme la chiediamo ufficialmente e apertamente a tutte le associazioni, soprattutto le associazioni culturali aquilane.